Buonasera a tutti, fedeli amici della pagina Anima Nerazzurra. La partita è finita, l'Inter ha sconfitto 2-0 il Parma e ricordatevi bene questo slogan: Inter sì, Suning no. Ricordatevelo bene e ricordatevi soprattutto che i campioni dell'Italia siamo noi e noi dobbiamo difendere con le unghie e con i denti lo scudetto e soprattutto dobbiamo combattere contro tutto e tutti. Prima di tutto dobbiamo combattere contro la nostra proprietà, che ha degli obiettivi pericolosi. L'obiettivo di Suning è quello di speculare e lasciare. Dobbiamo liberarci da questi qui, però dobbiamo comunque competere per degli obiettivi importanti. E io ho grande fiducia in Simone Inzaghi e ho fiducia nella nostra squadra. Quindi cerchiamo di essere ottimisti e cerchiamo di dare fiducia a Simone Inzaghi. Detto questo, ricordo un'altra cosa, voglio parlare di una cosa importante. Tutti i nostri pezzi da 90 che rimarranno all'Inter in questa sessione di mercato, io li porterò qui. Perché in un momento come questo, dei giocatori egoisti, dei giocatori cinici, opportunisti potrebbero chiedere la cessione in un quarto d'ora. Invece, per fortuna, molti giocatori non hanno fatto nulla, molti giocatori hanno dichiarato pure di voler rimanere. Pensiamo principalmente a Bastoni che ha rinnovato il contratto, Barella ha rifiutato delle offerte, Skriniar ha rifiutato delle offerte, De Vrij pure non ha detto una parola contro la società, anche se potrebbe farlo perché De Vrij è comunque un difensore molto apprezzato in giro per l'Europa. Lo stesso Brozovic, nonostante i problemi col suo contratto, non ha fatto niente per andare in conflitto con la società. Quindi onore a questi giocatori. E se resteranno li porterò qui. Detto questo, in un momento come questo, solo un giocatore ha la certezza di rimanere all'Inter ed è Alessandro Bastoni, dei giocatori dell'anno scorso, perché tutti potrebbero partire da un momento all'altro con questa proprietà, soprattutto perché, che ne sai, oggi si è parlato pure di un possibile addio di Lautaro Martinez. Il Times ha fatto partire questa bomba che ci ha fatto tremare, che parlava di un accordo già raggiunto tra l'Inter e il Tottenham per Lautaro Martinez. Per fortuna, o non so, il suo procuratore ha buttato acqua sul fuoco, ha detto che sì, il Tottenham si era interessato al giocatore, però il giocatore ha deciso di rimanere all'Inter, che lui è felice a Milano e che non andrà mai in conflitto con la società. Questo messaggio ha fatto passare, ok? Che le dichiarazioni dei procuratori lasciano sempre il tempo che trovano. Ricordatevi le ultime dichiarazioni di Pastorello su Lukaku. Poi Lukaku è andato via perché è cambiato tutto in pochi giorni. Quindi non fidatevi troppo del procuratore di Lautaro. Io però voglio fidarmi di Marotta, cioè io non penso che Marotta possa perdere due volte la faccia. Marotta ha parlato con i tifosi prima della sessione di mercato e ha detto che l'obiettivo è quello di confermare questa squadra, di farla rimanere competitiva. Ha già fatto una figura non bella anche lui, perché lui questa responsabilità se l'era presa. Dovesse vendere Lautaro farebbe una brutta figura, farebbe una figuraccia doppia se lo vendesse a una squadra di paratici, perché il nuovo direttore sportivo del Tottenham si chiama Fabio Paratici. Tra Marotta e Paratici c'è la stessa simpatia che c'è tra me e Steven Zhang, quindi c'è dubito che possa vendere e fare una cortesia a un suo nemico giurato, tra virgolette. Ma poi ci credo, voglio crederci poco, perché mentre delle squadre come il Chelsea e il Paris Saint-Germain per Lukaku e Hakimi rappresentavano oggettivamente delle opportunità, il Tottenham per Lautaro non rappresentano opportunità. Il Tottenham l'anno scorso è arrivato ottavo, è arrivato fuori dall'Europa League, quindi per lui passare dall'Inter al Tottenham è un passo indietro a livello di ambizioni. Possono pure pagarlo di più, però secondo me nel calcio moderno contano di più le ambizioni e i progetti di un club. Il Chelsea e il Paris Saint-Germain hanno dei progetti competitivi, hanno dei progetti interessanti. Il Tottenham può avere anche un progetto, ma se il Tottenham raggiunge il quarto posto in Premier, stappano lo champagne, quindi per lui non sarebbe un passo in avanti. Non è il Paris Saint-Germain o il Chelsea il Tottenham, quindi è una squadra di seconda fascia inglese. Quindi speriamo che rimanga, perché se si presenta il Barcellona-Real Madrid invece è un problema ben più serio, perché per lui andare al Barcellona-Real Madrid sarebbe un po' diverso. Però per il momento non si sono fatti vivi questi due club spagnoli, speriamo che rimanga perché perdere la coppia offensiva più forte d'Europa, più forte del campionato, sarebbe una coltellata al cuore. Questo è fuori dubbio, però ribadisco, tutti coloro che rimarranno io li porterò qui. Questo è fuori dubbio. Quindi Lautaro potrebbe partire da un momento all'altro, speriamo che rimanga. Questo è quello che ci possiamo augurare. Poi, per quanto riguarda la partita, l'ho seguita, l'Inter nel secondo tempo ha battuto il Parma, meritato. È comunque una squadra con dei valori
Non abbia per fortuna questi non hanno distrutto tutti i giocatori, non hanno venduto tutti la difesa e il centrocampo, non li hanno toccati e speriamo che non tocchino niente, altrimenti faccio partire la terza guerra mondiale. Speriamo che si possa completare la rosa. Non aspettatevi botti pazzeschi, non aspettatevi grandi colpi. Cerchiamo di salvare il salvabile, cerchiamo di mettere i buchi sulle lacune. Questo dobbiamo fare. Questo è, non possiamo aspettarci nient'altro. Arriveranno tempi migliori. Segnatevi le mie parole. Per quanto riguarda invece, e con questo voglio chiudere, l'addio di Lukaku, molti ci sono rimasti male. Io pure, molti sono rimasti delusi da Lukaku. Lukaku certamente è stato ingenuo perché certe dichiarazioni d'amore se le poteva risparmiare, però io mi limito a giudicare i giocatori per quello che hanno dato sul campo all'Inter. Voglio darvi questo consiglio: giudicateli per quello che hanno dato sul campo. Non giudicateli per le loro dichiarazioni d'amore, perché ricordatevi sempre che i giocatori sono pur sempre dei professionisti e come tutti i professionisti pensano principalmente ai loro interessi. Le bandiere nel calcio moderno sono una minoranza, non esistono quasi più e sarà difficilissimo rivedere bandiere in delle squadre, vedere giocatori legati a un club. Lo dimostra anche l'addio di Messi. Quindi per me Lukaku ha fatto una scelta professionale. È vero che poteva evitare certe dichiarazioni, però io penso che i veri traditori siano coloro che dicevano lo scudetto è solo il primo passo e poi ti vendono due giocatori fondamentali. Quelli sono i veri traditori, non Romelu Lukaku. Poi Lukaku ha fatto questa scelta, non me ne frega più nulla di lui in linea di massima. Lukaku rappresenta un passato bello e vincente, ma l'Inter va avanti e noi dobbiamo pensare al futuro. Basta parlare di Lukaku, questo è quel messaggio che voglio far passare e quello che voglio dire è che di giocatori come Zanetti ce ne saranno sempre meno. Cioè, Barella e Bastoni, anche loro sono tifosi dell'Inter, tutti e due, sono cresciuti in famiglie interiste e sono sicuramente orgogliosi e contenti di rappresentare e di difendere i colori della loro squadra del cuore, però io auguro a loro di diventare come Facchetti e Mazzola, ma so che è difficilissimo perché girano sempre più soldi e pochissimi riescono a resistere. Quindi aspettiamoci di tutto e prepariamoci a tutto. Questo è quello che voglio dirvi, però chi resterà lo porterò qui dei big, perché potrebbe scappare, invece preferisce rimanere dove nella squadra in cui ha vinto l'anno scorso. E questo è importante. Amala e sempre forza Inter.